che restiamo nel tempo. Quindi oggi dobbiamo restare nel tempo perché già abbiamo iniziato a registrare, quindi... Tempo stiamo di registrando? Sì, sì, stiamo registrando, ti riprendo. Hai fregato come alla prima puntata. Alla prima pillola, dai. È nato. Quindi ora tocca a te. Ora tocca a me? Sì. Comunque, grazie per la vostra disponibilità. Innanzitutto benvenuti di nuovo alla seconda puntata di Pillole in quarantena o Pillole di quarantena. Abbiamo visto che comunque su Ischia Press ci sono state molte visualizzazioni. Io mi auguro che questo approccio, insomma, possa essere costruttivo e foriero di risultati anche per il prossimo futuro. Entriamo a bomba direttamente nell'argomento di oggi. L'argomento di oggi, ricordiamo però prima che Pillole di quarantena è un progetto che rientra all'interno di il format Liberamente, di cui siete stati anche autori, promotore della Proloco Pitecusa di Forio, voi medici specialisti psicologi vi mettete a disposizione delle persone che dovessero avere anche un sostegno, soprattutto psicologico, in questo periodo particolare di isolamento. Entrando naturalmente a bomba sull'argomento di oggi, ecco, io chiederei direttamente a Simone quali sono i segni, il campanello d'allarme che ci consente di poter pensare di rivolgerci a uno specialista. Allora, buonasera e ben ritrovati, è un piacere rivedersi. Allora, c'è un po' un campanello generale che ci deve far pensare che stiamo iniziando a soffrire un po' la quarantena. Ed è quando le cose si ripetono, o meglio, quando le cose si ripetono in maniera esagerata. I detti popolari dicono il troppo storpia, e mai in questa situazione è così vero. Troppo storpia significa che anche un attimo, pensiamo per dire solamente al dormire, ok? Che io prendo, se io prima dormivo 8 ore, però le facevo da mezzanotte alle 8 e questa volta le faccio dalle 10, dalle 2 alle 10, non è un grande problema. Ma se dormivo 8 ore e inizio a dormire 16 ore, non per 2-3 giorni, ma tutti i giorni, beh, là inizia ad essere un po' più una problematica, significa che un po' il bioritmo si è sfalsato. Ma questo vale un po' per tutto, vale per la rabbia. Essere arrabbiati va bene, ma essere arrabbiati tutto il giorno, tutti i giorni, insomma, ci può essere un buon campanello d'allarme. Questo anche come la noia, lo stare davanti ai film, insomma, tutto quello che si irrigidisce, si incistisce, si ripete quotidianamente, ci deve comunque far risuonare un minimo di campanello d'allarme. Perché significa che in un certo modo ci stiamo irrigidendo ancora di più. E questo qui comunque crea una serie di pericoli nella persona. Quindi arrabbiarsi va bene, ma arrabbiarsi sempre tutti i giorni, no? Ridere va bene, ma tutto il tempo nemmeno. Quindi possiamo, Francesco, stabilire una lista su cui fare attenzione, su cui porre particolare attenzione, magari i sintomi che possiamo monitorare, che ci consentono, insomma, di capire che in effetti avremo bisogno di un sostegno anche psicologico. Sì, ci sono, diciamo così, io ne ho rintracciati 11 fondamentalmente, anche dall'ascolto delle persone che comunque ci contattano per quello che sta accadendo, anche perché non esiste nei manuali diagnostici la sindrome da quarantena, ecco. Quindi un po' per la nostra formazione, un po' per quello che effettivamente stiamo scoprendo in questo periodo. Ci sono un po' di segnali, ecco, di segni spia. Il primo mi sembra essere il calo del tono dell'umore, quindi una certa tendenza a sentirsi tristi,
particolarmente tristi, sempre tenendo conto quello che ha detto Giorgio, cioè la questione di una certa esagerazione o irrigidimento nel corso del tempo. Poi una costante mancanza di energie, sia mentali che fisiche. Non dobbiamo mai dimenticare anche il nostro corpo, perché il corpo sente quello che la mente appunto percepisce. Una perdita di interesse e di piacere per le attività che prima si facevano e che, nonostante potremmo avere la possibilità di metterle in atto anche in modo diverso, adattato durante questo periodo, però si perde interesse o piacere verso queste attività, che può essere lo sport, degli hobby, anche il lavoro da casa per chi riesce a farlo. Non voler mantenere i contatti con gli altri, diciamo così, una certa chiusura nei confronti dell'altro, delle relazioni con gli amici, con i colleghi, con i parenti, con altri familiari, questa chiusura che può manifestarsi. Una tendenza all'irritabilità, quindi, come diceva Giorgio, a sentirsi prevalentemente arrabbiati, ad essere irascibili per molte cose. Difficoltà col sonno, sia nei termini di ipersonnia, quindi di un aumento proprio del tempo in cui si dorme, sia nel senso di un'insonnia, oppure dei cambiamenti drastici di orari del sonno, quindi un cambio dei ritmi molto significativo e ripetuto nel tempo. Un aumento generale anche dei livelli di ansia, che può manifestarsi sia con pensieri di tipo ansioso, ma anche con segnali corporei, il famoso nodo alla gola che si può sentire, oppure difficoltà simili a quelle che si possono vivere negli attacchi di panico, sensazioni di confusione, riduzione anche dei livelli di concentrazione e di attenzione nelle cose che si fanno quotidianamente, una certa anche, io questa l'ho definita, suscettibilità ipocondriaca, da non confondere con l'ipocondria vera e propria, ma che mi sembra essere presente oggigiorno, diciamo, proprio nei confronti di quello che accade a chi appunto ha contratto il contagio, no? E quindi magari ho la tosse, mi viene un raffreddore, un po' di influenza, e tutti i pensieri diciamo convergono verso un esito nefasto, diciamo così, di questo raffreddore o di questa tosse, quindi un certo pensare continuamente, oddio sono ammalato, ho preso il virus, in questo senso qua, suscettibilità. E infine anche un cambiamento negli stili alimentari, sia nei termini di un'iperfagia e quindi di aumentare quello che si mangia, mangiare fuori orario o mangiare troppo, anche magari agli orari soliti, spiluccamenti che possono appunto manifestarsi durante il corso delle giornate, o addirittura il senso di fame che passa, ecco. E io credo che, diciamo così, chiaramente non solo uno di questi segnali può farci pensare che è il caso di farsi ascoltare, ma diciamo 5 o 6 di questi, secondo me, è il caso di iniziare a pensare che forse c'è bisogno di un ascolto. Chiarissimo. Giorgio, come possiamo aiutarci? Allora, un po' lo accennammo la volta scorsa. Dipende sempre un pochino da qual è il nostro sintomo, da quali sono i nostri sintomi. Perché un po' in base al tipo di problematiche che sentiamo un po' di avere, là ci muoveremo e così ci muoveremo per aiutarci. Allora, regola magna è quella di che dicevamo la volta scorsa, elasticità, elasticità, elasticità. Però per aiutarsi ci sono due o tre cose di base. Allora, prima di tutto andare un po' troppo dietro alle voci non ci fa bene, perché le voci comunque di paese, dell'amico, dell'altro, insomma, sono cariche emotive. Come io sto in difficoltà io, così è in difficoltà il mio parente, il mio amico, eccetera, eccetera. Quindi in realtà si crea un sovraccarico dell'ansia mia, l'ansia di Tizio, l'ansia di Caio, eccetera, eccetera, e quindi invece di liberarci ci appesantiamo. Anche se in quel momento, durante la telefonata, possiamo stare bene, però poi dopo nel lungo tempo in realtà ci portiamo un po' le ansie di tutti, poi
poi. Quindi questo qui è già un primo modo. Seconda cosa è quella, di come abbiamo detto la volta scorsa, stare nel qui ed ora, nel presente. Andare a preoccuparsi troppo, cioè preoccuparsi è occuparsi prima di un qualcosa, ok? Di una possibilità che c'è. Cioè, se io prendo ed esco in mezzo alla strada, posso, sono a rischio, ma, posso, ma non è detto che andrà tutto male. Ok, quindi nel, il punto cos'è? Il punto è modificare proprio il proprio quotidiano o il proprio pensiero in base a quella preoccupazione. Ok, cerchiamo di non farlo, anche se non è una cosa facilissima. Cioè, nel senso, preoccupiamoci, cerchiamo di affrontare le difficoltà nel momento in cui ci si parano davanti, in cui le troviamo avanti. La mia professoressa diceva: se non troviamo, se andiamo al supermercato e ci preoccupiamo, siamo convinti di non trovare il pane, beh, quella lì è una possibilità, ma non è detto che si realizzi. Il punto è: se non si realizza, se non trovo il pane fresco, prenderò il pan bauletto. Teniamo certo, l'alternativa certo. In questa cosa. Quindi in effetti sono un po' queste i due consigli un po' che vanno bene un po' per tutte le stagioni, specie per questa. Però rimane che ognuna ha la sua, ognuno comunque ha le sue preoccupazioni legittime e i suoi modi, ognuno deve essere aiutato in un modo che sia specifico per lui. Francesco, io a te voglio fare un'altra domanda rispetto a questa, e cioè se a Simone ho chiesto come possiamo aiutarci, cosa possiamo fare noi che siamo in isolamento e magari ci troviamo ad aiutare gli altri? Ebbene, questa è la domanda cardine, perché secondo me c'è molta, molta confusione. Soprattutto sui social. Allora, la tendenza comune è rassicurazione, sentirsi tutti uniti, cantare tutti insieme fuori dalla finestra, siamo eroi, ce la faremo, eccetera, eccetera. Ebbene, queste cose, per tutto questo, ci sono i nonni, no? Come dire, gli amici, non c'è bisogno di professionisti della psiche, diciamo così. Di cosa ha bisogno una persona che soffre in questa situazione? Signori, le persone hanno bisogno di essere ascoltate, al di là delle rassicurazioni, al di là del ce la faremo, al di là del siamo tutti uniti, al di là di tutti questi hashtag che ormai diventano luoghi comuni per tutti, hanno bisogno di essere ascoltate per le loro paure che possono essere più o meno irrazionali, hanno bisogno di essere ascoltate per i problemi che stanno vivendo a casa. Hanno bisogno di essere ascoltate anche per trovare un po' di strategie uno per uno, chiaramente, per poter provare a stare un po' meglio in questa situazione. Quindi, in primis, noi che ci occupiamo di aiutare l'altro, ci differenziamo dai luoghi comuni perché siamo professionisti dell'ascolto. E credo che un ascolto umano, sincero e soprattutto senza giudizio sia davvero ciò di cui ha bisogno la gente in questo momento. Chiarissimo. Una domanda spot ad entrambi con una risposta spot. Giorgio, che cosa possiamo aspettarci nel momento in cui chiediamo aiuto e sostegno ad uno psicologo, ad uno specialista? Come ha detto Francesco, certamente l'ascolto, la disponibilità e la presenza. Okay? Altro elemento che a me è molto caro è certamente quello di cercare un attimo di rileggere quello che ci sta accadendo in una chiave un attimo diversa da quella lì che siamo abituati a rileggere e che a volte ci appesantisce.
Quindi, quantomeno se non di cambiare proprio l'evento, perché questo qui non è un evento che possiamo cambiare con la terapia, ma possiamo cambiare il modo in cui lo percepiamo e lo leggiamo e lo viviamo. Quello sì. Quello sì. Quindi aspettarci un pochino, come ripeto, ascolto, presenza e una prospettiva un poco diversa da quella di solita che abbiamo giorno per giorno. Francesco? Sì, ma credo che, non so, forse si può aggiungere chiaramente anche la possibilità di non perdere di vista i propri desideri, non perdere di vista e soprattutto a partire dal fatto che c'è un altro presente che intanto mette ordine in quello che ci sta accadendo mentalmente. Perché l'ascolto tutto sommato mette ordine. Quando c'è un altro che accoglie quello che ci succede internamente, una delle cose più rassicuranti e diciamo che più scioglie anche la pesantezza di ciò che si vive, è il fatto di poter riflettere su ciò che accade e mettere ordine. Mi sta accadendo questo, so ad esempio, non dormo più bene come prima, perché ho certi pensieri che riguardano il mio futuro, i miei rapporti con i familiari, oppure non so che fare al mattino, che mi sveglio a fare. Come dire, incominciare a mettere ordine, diciamo così, davanti a tutti questi segnali di sofferenza che ci capitano, e poi non perdere di vista, i propri desideri. E, bah, direi tutto qua, tutto qua. Noi ci siamo. E naturalmente proprio l'ascolto è lo strumento, a mio avviso, per diradare la nebbia della confusione, magari riuscire a mettere nuovamente ordine all'interno di questo periodo. E lo ricordo a chi ci ascolta che tutto questo è supportato dal progetto Liberamente, libera-mente. Promosso dalla Proloco Pitecusa, che ci auguriamo naturalmente si espanda sul resto del territorio isolano. A quanto mi sembra di aver capito, c'è la disponibilità da parte di altri comuni, soprattutto dei comuni isolani, a voler ampliare questo tipo di progetto perché il sostegno psicologico, io credo che sia fondamentale rispetto a quello, pur presente, di altri sostegni, soprattutto quello economico. Io vi ringrazio, Grazie grazie per a la vostra te. disponibilità, Grazie grazie per il vostro tempo e mi auguro, che, possiate approfittare di questo tempo, per dare maggiore sostegno alle persone che vi dovessero chiedere aiuto. Ricordiamo che i medici specialisti, psicologi Giorgio Simone Spugnatore e Francesco Impagliazzo sono a vostra completa disposizione. Signori, grazie, grazie per il vostro tempo e grazie per la vostra disponibilità. Ciao.